Per chi non era presente ieri, io sono Claudia Casali, direttrice del MIC di Faenza da 4 anni. E ieri abbiamo parlato un po' di politiche museali, abbiamo accennato a tante possibilità, a tante opportunità che un museo ha e può fornire ad un territorio, ad una città. E abbiamo aspettato che calasse la luce perché anch'io ho un po' di immagini. E spero che si riesca a sistemare il monitor. Ho un'impressione che vi devo fornire perché il mio intervento è dal MICA alla città, cioè abbiamo parlato di museo, di collezione, di opportunità, di coinvolgimento della città, di come ad esempio il museo abbia sempre, fin dalle origini, dialogato con la scuola, quindi abbia portato avanti una certa formazione che è stato un po' il fiore all'occhiello della città di Faenza fino a qualche anno fa, poi adesso abbiamo il nuovo progetto dell'ITS di cui vi avevo accennato. La città di Faenza ha sempre dialogato con la ceramica, con i ceramisti, con gli artisti, con gli artisti non solo locali, ma gli artisti di passaggio. E quindi ha creato veramente dei rapporti e dei momenti di dialogo importanti che si sono concretizzati in tanti interventi proprio nella città che hanno alla fine portato alla costituzione di un vero e proprio museo all'aperto. Prima di parlare di questo però vorrei accennarvi ad una mia esperienza che ho avuto l'autunno scorso, ad ottobre. Sono stata in Cina, a Jindzhen, che come sapete è una delle importanti città della porcellana, di tradizione millenaria, e appena tu scendi dall'aereo, capisci subito che sei in una città della ceramica, perché i lampioni hanno il rivestimento in porcellana, i cestini dell'immondizia sono di porcellana, i marciapiedi hanno tutto un percorso, un cordolo di inserti di porcellana, quindi c'è un'identità ben viva, ben chiara, appena tu metti piede su quel territorio e la città è disseminata appunto di interventi importanti, di grandi dimensioni, realizzati dai vari artisti, dalle varie manifatture che sono presenti nella città. Ecco, una cosa che mi ha molto colpito in maniera negativa quando sono venuta qua a Grottaglie è che io se non entro nel quartiere della ceramica non capisco che questa è una città della ceramica. Storia vecchia. Storia vecchia. Questa è una rabbia tra loro, mica stanno pensando ai cittadini o alle grandi, stanno pensando che se devono fare questa notte, alla fine, l'ho già detto l'altro intervento che ho fatto l'altra volta, pure i vasi da fiori che avete visto nel quartiere ceramico, sono tutti di cemento. Meno male che abbiamo fatto mettere qualche piastrella. Meno male che abbiamo fatto mettere qualche piastrella vicino. Per far capire che esiste la ceramica pure nel quartiere ceramica, perché fuori dalle botteghe questi vasi di cemento, che erano un obbrobrio, sono diventati almeno punto di riferimento con una piastrella decorata e l'hanno messo. Poi ci sono tutte queste pareti che grazie a Dio il comune dice che è tutta scenografia, tutta arte. Avete visto le pareti? Sì. Sporche, luride. C'è un quartiere che siamo qui nel 2000, sono 2000 anni che c'è questo quartiere. È nato nel 1100 il castello. Per cui dove sarà il museo, cioè, dove dovrebbe uscire cultura e arte e ripulire e fare le multe pure a chi sporca a terra, no? Invece c'è proprio l'assessore, c'è il sindaco qui? Dove sta il sindaco? Il vice sindaco? C'è uno dell'assessore alla cultura? Chi c'è? Non Non c'è fatto nessuno. l'esperienza Ma ve ne ieri. rendete conto? Queste cose bisogna gridarle, bisogna dirle, e fanno veramente rabbrividire pure chi da fuori, tipo un presidente come lei che del museo di Faenza si affaccia qui in questa città, se ne vergogna, è logico, ma fate vergogna più noi, ma non siamo noi. No, Noi siamo non è bravi questione di artigiani. vergogna, insomma, è una sensibilità che non trovo, non vedo e mi dispiace perché voi siete una realtà meravigliosa,
che abbiamo avuto modo di apprezzare in questi giorni, e credo che vada aiutata, vada comunicata. Si parlava di comunicazione, no, ieri, e quindi penso che sia un modo di comunicarla, facendo degli interventi importanti nella città. Che cosa ha fatto il Comune di Faenza? Il Comune di Faenza ha un dirigente al settore territorio che è l'architetto Nonni, e che negli anni ha realizzato, come dicevo prima, un vero e proprio museo d'arte all'aperto, con interventi diversi di pianificazione urbana, con interventi fatti da artisti, interventi particolari anche negli uffici stessi del Comune, in modo che chi entra in questi uffici capisce in che luogo sta, in che luogo, in che territorio, che cosa sta respirando dal punto di vista artistico, storico-artistico, e nello specifico relativo al linguaggio ceramico. Questo è un intervento di una piccola rotonda che c'è vicino al museo, che dà l'accesso al centro storico, ed è stato un modo di segnalare sul pavimento, sulla pavimentazione, ma anche con questi dissuasori, una situazione di non di transito limitato. Questo è un altro intervento proprio nel cuore della città, del centro storico, di Franz Staller, un artista che è stato anche premiato al premio Faenza. Ecco, l'idea è quella di far dialogare, come dicevo prima, quindi non chiedere solo agli artisti del luogo, ai rappresentanti dell'arte del luogo, di inserire dei monumenti, io li chiamo monumenti perché secondo me sono dei monumenti, nel contesto urbano e cittadino, ma anche coinvolgere altri artisti che sono presenti nella città e che lavorano nella città. C'è una cosa però interessante: come ha fatto questo comune con questa situazione di crisi, con queste risorse sempre limitate, ad allestire queste opere? Gran parte di queste opere sono state donate dagli artisti, però voi sapete bene che quando bisogna collocare un'opera in una rotonda bisogna chiamare tutti i tecnici di questo mondo, che devono fare l'impianto illuminotecnico, lo scavo, l'allestimento delle putrelle, eccetera, eccetera. Come ha fatto? Semplicemente votando in consiglio comunale, e quindi supportando una decisione che era quella di far convogliare parte degli oneri di urbanizzazione in questo progetto. Quindi togliendo dalle casse del comune tutta una parte di risorse importanti per l'abbellimento della città. Quindi è un simbolo, un significato molto importante dal punto di vista proprio di politica della città. E poi il cittadino può scegliere, nel momento in cui deve aprire una pratica, quindi deve pagare dei diritti di segreteria per la pratica che deve fare di edilizia privata, che sono 500 adesso, lo so benissimo perché mio fratello fa l'architetto, allora lui mi dice esattamente quanti sono all'anno questo ammontare di diritto di segreteria, sono 517 euro. Il cittadino che deve fare l'intervento a casa propria può decidere se pagare questa cifra al comune oppure convertirla in un acquisto in ceramica, con un intervento che viene fatto per la propria casa, per la propria abitazione. È una vita che lo sto dicendo. A palazzine che vanno a contagli, dovrebbero dire: metti un pannello d'obbligo, un pannello, un vaso a forno di ceramica, che quando si entra con questi palazzi fa discendere, si può dire, perché quando è ghiaccio non c'è un colore, non c'è un vaso, non c'è una qualcosa che abbellisce e che richiami poi alla ceramica. Questo qui, di qual è entrato? Dall'altra parte è uscito, perché non c'è interesse. Anzi, quasi quasi che li chiamano pure pazzo. Però viene il presidente del museo di Faenza e le propone e le dice: cioè, o sono pazzo io, o è pazzo lei, o sono pazzo l'amministratore di Crotone. Queste cose sono state dette.
E sembra strano, sembra strano che lei che lo sta dicendo adesso, e io che l'ho detto mille volte, pure più artigiani, perché c'era una legge prima, che quando si facevano delle opere, addirittura a Taranto, e ci sono ancora, c'è ancora il 2%, bisognava dedicarle a queste cose, ma non ci fanno attenzione politicamente, perché da quando è successa la specie di... perché qui si è diviso, il quartiere Ceramica, che si credono che è di destra, allora siccome stanno quelli di sinistra da 20 anni, qua la ceramica fa finta che non esiste. È una cosa psicologica. Quando c'erano invece quelli di destra, che a me non me ne frega niente perché sono un artigiano, o è di destra o è di sinistra, l'artigiano non ha un partito, si facevano attività culturali che lei veramente forse Faenza è zero. Qui si sono fatte delle cose grandiose, non so se lo sapete, sono fatte veramente delle grandi cose. E io purtroppo le devo dire queste cose perché fanno parte della storia di Grottaglie. E noi che siamo, io ho 55 anni, tu ce n'hai 35, 30 anni, quanti anni, sono 25 anni di differenza, queste cose le abbiamo vissute, sappiamo che c'è stato un no per i ceramisti perché siamo di una linea forse di destra, secondo loro, è una questione politica, non ci sono qui i politici, non ci sono, non c'è proprio la volontà, non c'è manco l'interesse, anzi se li chiedi, come una cosa che gli stiamo dando pure fastidio. Perché c'è qui a Grottaglie, sapete, la più grande azienda di spazzature, non so se lo sapete, cioè la più grande azienda di aeronautica, e sono quelli l'interesse, allora lì si muove l'interesse. Lì c'è la mista, che poi sono solamente rompescatole, capito? Oh, la spazzatura gli dà tot soldi all'anno, non so se lo sapete. E per cui ci sono tanti interessi che muove diversamente dall'interesse della cultura e dell'artigiano. Tutto lì. Scusatemi se... Però speriamo... Speriamo che questo mio intervento banale, che voi conoscete già, possa invece smuovere un po' l'animo di qualche amministratore e che faccia, che porti una politica della città un po' differente, perché comunque credo che sia importante proprio per la vostra tradizione, per quello che rappresentate non solo per Grottaglie ma per l'Italia intera, quindi è questo il portare avanti una nostra tradizione facendo, mostrando anche come certi interventi cittadini siano importanti per l'abbellimento e per la fruizione pubblica dei monumenti. Quindi qua ci sono tutta una serie di interventi che sono stati fatti appunto nei nuovi quartieri, vedete in alto una sorta di anfiteatro che è stato realizzato di recente, quindi un quartiere completamente nuovo, oppure le famose cabine dell'Enel, quindi mascherare queste cabine con interventi, in questo caso fatto da Ettore Sozzas, un architetto designer che voi conoscete, oppure da Giuseppe Spagnulo, quindi anche questo, o Aldo Rontini, anche questo è cercare di rendere un po' più interessante, artisticamente vivibile una situazione dove invece è di utilizzo, no? La cabina dell'Enel è fondamentale per i nodi strategici dell'elettricità cittadina, se noi la abbelliamo con qualcosa di più interessante forse lo vediamo con occhi diversi e non come un'usurpazione di uno spazio. Ecco, attraverso gli incentivi economici che vi ho detto si sono realizzati appunto diversi interventi sempre in situazioni di residenze nuove, sempre fatti con la ceramica, sempre fatti con artisti. Questi sono arredi nelle colonne di un intervento appunto urbano. Questi sono sempre aree pubbliche nuove che sono state abbellite da ceramisti e da artisti. E poi abbiamo anche interventi all'interno di monumenti storici come le chiese, questo è un intervento di Germano Sartelli, questo di Carlo Zauli che voi forse conoscete. E poi vi dicevo prima... l'attenzione del settore territorio proprio negli spazi degli uffici pubblici. E qui avete la piantina interrato piano terra e piano primo dove sono inserite tutte queste opere d'arte realizzate appositamente per il luogo da artisti come Pablo Echauren,
Giosetta Fioroni, vedete, dopo, ecco, vedete, questo ad esempio è uno degli uffici dove il pubblico passa più frequentemente, e nel cornicione, essendo un palazzo storico, sono stati appoggiati questi uccelli in ceramica sembra che guardino e stiano prendendo il volo verso il basso, verso il impicchiata, infatti. Oppure questo è il bancone di accoglienza del pubblico, siamo sempre nell'ufficio territorio dove si smistano tutte le varie pratiche, e questo è un bancone realizzato da un artista faentino. Oppure le famose rotonde, ecco, che ormai sono un vanto di Faenza, perché abbiamo opere di diversi artisti. Questa è un'opera di Germano Sartelli, tra l'altro realizzata con tutta una serie di ceramisti su un disegno base. Ogni ceramista ha interpretato un fiore, un decor su questa rete molto, molto alta, che è un po' la cifra stilistica di questo artista. Oppure specchi d'acqua vari, le fontane all'interno delle rotonde, ovviamente monumenti importanti come questo di Carlo Zauli. Oppure anche questo in un parco pubblico, quindi non solo le rotonde, non solo gli interventi nelle residenze nuove, ma anche nei parchi, oppure negli snodi viari, come questo. Oppure chi viene a Faenza in macchina si ricorderà di aver visto questa enorme balena con questo bambino, questa Gaia, bambina, che la trascina, che è appunto all'inizio della città. Questo è un intervento di un artista contemporaneo, vedete come comunque ci siano interventi vari con linguaggi completamente diversi. Qui vi ho messo oltre 120 interventi che sono stati realizzati appunto nell'ambito urbano, e questo fa sì che si viva, si riesca a respirare un po' di più un tocco di artisticità e di appartenenza ad un linguaggio che per Faenza è stato importante da secoli. Ecco, gli interventi che sono stati realizzati in città provengono anche molto dall'esperienza del museo, quindi questa abitudine all'arte contemporanea presente attraverso il premio Faenza, quindi questa frequentazione della contemporaneità, appunto del linguaggio contemporaneo, attraverso artisti ed esposizioni che sono state portate avanti dal museo. C'è un evento che è giunto alla sua quarta edizione, che è importantissimo per la città, per la ceramica, di cui abbiamo accennato un po' ieri, che è Argilla Italia, perché sapete che c'è anche Argilla Francia a Aubagne. Un anno è in Francia, un anno è in Italia, ed è un evento per Faenza fondamentale. Sono stati selezionati 150 ceramisti provenienti da tutto il mondo, e che invadono veramente, letteralmente, il centro storico con questi bellissimi asettici gazebo, però molto colorati dalle loro ceramiche, e è un modo per far fruire la ceramica a un pubblico di circa 50.000 partecipanti, pensate, in 2 giorni e mezzo. Quindi la città è invasa da, dicevo ieri, collezionisti, ma anche pubblico di amanti della ceramica, pubblico generico, pubblico di curiosi, e quindi è diventato veramente un momento importante di, come è stato più volte sottolineato, di riappropriazione di un ruolo. Ma attraverso Argilla si crea rete con tanti operatori del settore, da quello turistico a quello museale. Sono tanti gli eventi che anche il museo organizza in quei 3 giorni, ospitando relatori importanti per delle conferenze, oppure organizzando degli eventi ad hoc, come eventi espositivi. Un anno è stato ospite la Finlandia, quest'anno sarà la Germania. Quindi è un'idea anche di mostrare qualche cosa di diverso, di produzione diversa, e soprattutto
quello che si avverte, io dico sempre venite comunque ad Argillà anche solo per un giorno per vedere la comparazione di quello che viene realizzato in tutta Europa con la ceramica. Certo, ognuno ha una tradizione diversa, certo, ognuno ha un modo di affrontare questo linguaggio in maniera molto particolare. Questa è una veduta della piazza centrale, dove non ci sono i gazebo espositivi degli artisti, ma ci sono le case editrici, ci sono gli eventi legati ai forni. Questa è una dei viali, appunto, quello del museo. E vedete che c'è veramente un pubblico vario, ricco e molto, molto curioso. Quindi è un momento di gioia, di festa della ceramica. Io dico sempre, si può tenere a Faenza come sì, forse in qualche altra città, ma Faenza ha un fascino particolare perché è stato costruito questo progetto sulla nostra città, quindi forse a Grottaglie avrebbe un respiro diverso, avrebbe una connotazione diversa. L'esperienza di Aubagne è completamente diversa dalla nostra, quindi là forse è più mercato e meno evento. E l'idea è proprio anche quella di coinvolgere in attività didattiche i bambini, quindi parlavamo ieri dell'importanza della didattica, ci sono tutta una serie di eventi e quest'anno ci sarà il ritorno del Mondial Tornianti, che voi conoscete bene perché uno dei vostri concittadini ha vinto per tantissime volte il... Prego? 12 anni consecutivi. Ecco, infatti, tante volte il premio principale e quindi è un'altra ulteriore aggiunta ai tanti eventi che si realizzano. Poi c'è un'attenzione particolare ai forni di cottura un po' alternativi, come in questo caso. Ci sono, ecco, ad Argillà secondo me c'è una cosa importantissima, si incontrano gli appassionati, i veri appassionati della ceramica e coloro che hanno fatto di questa materia la fonte della loro vita, ma in maniera proprio anche alternativa. E qualche immagine che vi mostro forse vi fa capire come veramente sia un linguaggio vivo, che ha una potenzialità straordinaria e che sia in grado di comunicare trasversalmente con tutte le generazioni, con tutti i territori, e quindi è una bellezza, una ricchezza che noi abbiamo e che dobbiamo cercare di portare avanti e di difendere, insomma, nonostante appunto la grande difficoltà. Io avrei terminato, se ci sono delle domande rispondo molto volentieri. Il mio era un intervento proprio per mostrarvi una possibilità, una diversa interpretazione di una politica cittadina, di una politica di creare nuove sinergie, come abbiamo detto ieri, che coinvolgano di più il territorio, ci sia una attenzione maggiore da parte appunto di coloro che dovrebbero amministrare i vari territori e forse non hanno ancora ben inteso che se non si supportano certe identità si perde quello che sarà il nostro futuro. Ecco, questo è importantissimo. Pronto? Volevo chiedere se avrebbe senso replicare Argillà a Grottaglie, oppure mettiamola sotto un altro punto di vista, creare un gemellaggio di manifestazione, una manifestazione gemellata, creare un gemellaggio, creare un filo conduttore fra Faenza, che è il centro ceramico importante del nord Italia, e un centro ceramico del sud che potrebbe essere Grottaglie sicuramente. Noi abbiamo disperatamente voglia di aggrapparci a o
organizzazioni come la vostra per poter far emergere la nostra realtà. Ecco, questo è il senso. Adesso non so se è il caso, io l'ho buttata lì così, Argillà, replicare Argillà qui, oppure creare qualche altro evento insieme a voi, creare un gemellaggio, non so, mi vengono così, come mi vengono così le sto dicendo le cose, senza nessun ragionamento razionale, ecco. No, probabilmente pensare qualcosa di diverso. Non un evento di quel genere, perché ha comunque un impatto economico importante, ma anche un dispendio economico importante, quindi ci sono delle risorse da cercare molto importanti, quindi è un evento che ha un costo notevole. Secondo me si potrebbe pensare una festa della ceramica in maniera diversa, che coinvolga tanti altri ceramisti provenienti da tutto il mondo, quindi pensare una cosa per grottaglie, quindi un progetto per grottaglie. Alla fine noi abbiamo mutuato un progetto, certo realizzato per il taglio di Faenza, però l'abbiamo mutuato da Obagna. Ecco, certo l'abbiamo personalizzato, certo l'abbiamo reso unico e particolare. Ecco, grottaglie secondo me dovrebbe creare un proprio evento importante di scambio e di confronto, quello sì, certamente. Però attenzione, ecco, adesso io faccio anche l'avvocato del diavolo, perché voi avete una realtà bellissima di 60 botteghe, il mercato che si crea significa che vi può dare molta più attenzione, ma ve la può anche togliere. Quindi sul piatto della bilancia ci possono essere le due cose. Quindi sta a voi dopo affrontare questa problematica, nel senso che in un mercato non ci saranno solo i ceramisti di grottaglie, ma ce ne saranno anche tanti altri, e quindi non ci dovrà essere un confronto economico con un pubblico. Quindi è una, se voi accettate questa sfida, questo rischio, perché credete in un progetto di confronto, di scambio, bene, nel senso che, ecco, però è l'altro lato della medaglia. È molto chiaro, molto ecco. Chiaro. Per noi sicuramente la nostra tradizione è un qualcosa che ha delle radici profondissime, però è anche vero che dovremmo anche cominciare a pensare all'innovazione. A un qualcosa a proporre. Noi attualmente stiamo lavorando, ci stiamo appoggiando al liceo artistico, collaboriamo con i professori e la dirigente del liceo artistico, perché riteniamo che quella sia la realtà più vicina e più immediata, dove si possano cogliere aspetti innovativi, dove si possano studiare anche una progettualità futura. Ecco, questo è importante anche che si capisca, noi grottagliesi, che certamente dobbiamo staccarci un po' senza come dire, cancellare, attenzione, non voglio dire questo, nel pieno rispetto della nostra tradizione, che è una tradizione antichissima, però sicuramente cominciare a pensare a un qualcosa di innovativo. Ecco, io credo che dovremmo anche aprirci a un discorso del genere, perché non possiamo pensare di rimanere chiusi in noi stessi, anche perché mi sembra da alcuni anni a questa parte grottaglie ci siano sempre le stesse cose, sempre c'è una monotonia. Quindi bisognerebbe, a mio avviso, creare un qualcosa, un punto di rottura, e quindi dare anche un qualcosa di diverso, offrire qualcosa di diverso. Grazie per il suggerimento, sicuramente noi prenderemo in considerazione questa cosa, cercheremo di progettare
facendoci aiutare anche da professionisti e da, come dire, da operatori del settore per non, per meglio concertare, non per meglio organizzare questo tipo di manifestazione, visto che ci dobbiamo, no, secondo me, anche aprire agli altri, anche all'estero, artisti che dovremmo avere l'attenzione di ospitare. Grazie. Fondi europei proprio deputati alla promozione dei linguaggi tradizionali, quindi bisognerebbe entrare, riuscire a fare un progetto importante di una fiera della ceramica del Mediterraneo, sto pensando, vi butto lì una cosa così, attingendo appunto a dei fondi, perché comunque un progetto del genere ha dei costi notevoli, quindi sì, non tutte le amministrazioni sono in grado di sostenerlo e quindi ci vogliono comunque dei supporti importanti da parte di grandi enti come ovviamente l'Unione Europea, la Regione, e voi sapete meglio di me. Ecco. Grazie. Siamo un poco timidi.